Radio UCI. Ehi, come va? Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e con questo video cominciamo una miniserie sul reddito di emergenza, spiegato bene. In particolare, oggi ti parlo della durata e delle scadenze del REM, dei bonus che non puoi avere con il REM e soprattutto della domanda, che è finalmente online. Ma andiamo per gradi. Come oramai sappiamo benissimo, il REM è una prestazione entrata ufficialmente in vigore con il decreto rilancio, che è rivolta ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 e che ne hanno i requisiti. L'importo può variare tra i 400 e gli 840 euro al mese e verrà fornito per 2 mensilità. Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico domiciliato, bonifico bancario postale oppure libretto postale. Puoi richiedere il REM al massimo entro il 30 del mese di giugno 2020 e in base a quando presenterai la domanda riceverai le mensilità del pagamento. Infatti, se presenti la domanda nel mese di maggio, otterrai le mensilità di maggio e giugno, probabilmente nei mesi di giugno e luglio, mentre se la presenti a giugno, avrai le mensilità di giugno e luglio, probabilmente nei mesi di luglio e agosto 2020. Ma come si presenta la domanda? Devi sapere che da oggi, 22 maggio, è online la procedura per fare domanda di REM. Puoi accedere dal sito INPS attraverso il PIN dispositivo, lo SPID, la Carta Nazionale dei Servizi oppure la Carta d'Identità Elettronica 3.0. Oppure, se non ti senti abbastanza sicuro su come fare, ricorda che puoi presentare la domanda di REM presso CAF e Patronati. Personalmente, io ti consiglio di rivolgerti agli amici del CAF UCI e del Patronato ENAC, che si trovano in tutta Italia ma che puoi trovare anche online, perché hanno attivato un servizio che ti permette di ricevere tutte le prestazioni a cui hai diritto comodamente online e in totale sicurezza. Se vuoi saperne di più ti lascio il link in descrizione. Ma ricorda che non potrai fare domanda di REM se tu o un altro membro del tuo nucleo familiare riceve o ha ricevuto uno dei bonus 600 euro di marzo o aprile. Inoltre, nessun membro del tuo nucleo familiare deve essere titolare di una pensione diretta o indiretta, con l'unica eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. Poi, non puoi avere il REM se il tuo nucleo familiare percepisce del reddito o della pensione di cittadinanza. E per finire, non puoi avere il REM se la tua retribuzione lorda è più alta della soglia massima del reddito familiare in relazione alla composizione del nucleo familiare. Ma approfondiremo questo punto nel prossimo video, in cui tratteremo dei requisiti del REM spiegati bene. Però ti confermo che, compatibilmente ai requisiti richiesti, puoi avere insieme REM e NASPI normale o prolungamento della NASPI. E soprattutto devi necessariamente avere un ISEE ordinario, mini o corrente in corso di validità. Detto questo, ti ringrazio per aver guardato fin qui e se hai dei dubbi scrivili pure nei commenti. E se non vuoi perderti il prossimo appuntamento sui requisiti del REM, valuta l'idea di iscriverti al nostro canale. E noi ci sentiamo nel prossimo video. Ciao! Informati e felici. Radio UCI.